Buongiorno, bentrovati. Oggi è 16 settembre e nella liturgia si ricordano i santi Cornelio e Cipriano, Papa e Vescovo di Cartagine, padre della Chiesa. Ecco il Vangelo di oggi, secondo il nostro rito ambrosiano. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo, lungo il cammino verso Gerusalemme, il Signore attraversava la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi, che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: «Gesù, Maestro, abbi pietà di noi!» Appena li vide, il Signore Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti». E mentre questi andavano, furono purificati. Uno di loro, tenendosi guarito, tornò indietro, lodando Dio a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù ai suoi piedi per ringraziarlo. Era un samaritano, ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati 10? E gli altri 9 dove sono?» Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero? Egli disse: «Alzati e va, la tua fede ti ha salvato». Parola del Signore. Com'è difficile essere riconoscenti. In 10 vengono guariti, ma uno solo torna a ringraziare. Quanto spesso capita anche a noi. Quando abbiamo bisogno, corriamo dal Signore, corriamo in chiesa, facciamo le novene, accendiamo le candele, preghiamo insistentemente, ma spesso, quando poi le cose vanno bene, grazie a Dio, ci dimentichiamo di ringraziare e la nostra vita torna abbastanza piatta e distante dal Signore. Non deve essere così. Il Signore ci invita a vivere sempre la gratitudine e a cercare sempre di fare la sua volontà. Impariamo dal Samaritano a rendere gloria a Dio e cerchiamo nella nostra vita anzitutto e soprattutto la gloria di Dio. Facciamo tutto per la maggior gloria di Dio. Buona giornata, sia lodato Gesù Cristo.